abbiamo recuperato un paio di posizioni di cattiveria. No, c'è una curva di qua. Ok, sono in piedi, l'ho passato. No, il muro! Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. Oggi vi sorprenderò perché siamo qui a provare il nuovissimo MX GP Pro. È successo così ragazzi, sono stato domenica scorsa alla Heroes Race con un sacco di altri youtuber che appunto trattano di motori, come sapete sicuramente, e abbiamo provato anche il motocross e mi è piaciuto. Ovviamente l'abbiamo provato mongoloidamente, però io ho sempre sottovalutato lo sterrato, sia il rally ad esempio ma anche il motocross. Preferisco l'asfalto, però quell'esperienza mi è piaciuta e sono tornato a casa e, visti tanti vostri suggerimenti di provarlo, ho detto ma sì, ma adesso vedo cosa riesco a fare. Tra l'altro ragazzi, il video della Heroes Race uscirà questa settimana, lo vedrete in questi giorni. Sto cercando di fare un bel video, sarà epico. Pensate solo che in quella fase di motocross stavo per centrare Alberto Nasca in un sorpasso veramente folle. Meno male che la gamba di Nasca è salva. Ci siamo divertiti e adesso ragazzi, dopo questo preambolo, vedremo il Nu Rossi che si allena sul motocross. Non so se ci porterò una serie, non credo in realtà, però volevo provarlo perché è bellino. La prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo qua, diciamo la tua zona riservata. Questo è il compound italiano e soprattutto sapete cosa ragazzi, questo gioco ispira tanto in prima persona, perché tu vai a campagna a fare enduro e potresti passarci le ore, secondo me. Peccato che la zona sia questa qua un po' ristretta. Proviamo a vedere un pochettino cosa succede avviando una carriera. Ok, ah no, aspetta però, io non ho mai giocato a un gioco del genere. Voglio usare la fisica pro, va bene, ma le difficoltà per favore dovete passarmele, perché sinceramente non sono studiato. Guardate Nu Rossi quant'è bellino, è lui lo stesso che... Ah, devo scegliermi la moto? Allora non prendiamo la Yamaha, facciamo gli originali, anche perché Nu Rossi nel suo campionato mondiale ha appena lasciato l'Aprilia ed è andato in un'altra casa che non è la Yamaha. Io farei una cosa molto... un bel TM, però non so se proviamo il due tempi, che vediamo com'è il sound. Dai, però così mi sembra un po' una Yamaha. Aggiungendo un po' di azzurrino fa più TM. Prendiamo questo qua, guarda. Sì, selezionando gli sponsor tecnici. Manubrio, oh mio Dio ragazzi, ma davvero? Ah no, però sempre che devo scegliermi quelli gratis. Quindi questo, da PBR in giù. Manopole, mappe, ma tutto sto casino. Qua possiamo mettere soltanto queste, sono gratis. Scarico di serie, beh direi di no. Chi è questo Scalvini? Ammazza, guarda che bel pancione. Quanto ci dà anche? Bella per Scalvino. Gomme. Infatti Dunlop, Metzler, Michelin, Pirelli sono per altra gente. Allora, Limitas, facciamo il Golden Tire. Ok, abbiamo MX Tech, belline, così bronzate, e sono uguali anche queste. Dai, mi metto le Factory Connection. Ah, questi flottano, sono flottanti. Vanno bene i dischi flottanti sul cross? Boh, non ho idea. Mettiamoli. Corona, vai, un bel 72 denti. MX Works, vediamo, ce la metterà sicuramente esattamente a tema, va bene. Allora, lunghezza corsa, veloce. Difficoltà, ah no, facile no, non direi. Vediamo, sono 4, realistica, difficile, facciamo così, metto media perché non ho mai giocato, però con la fisica pro, ok? Che mi diverto un po' di più, il cambio è totalmente manuale, il rewind, vabbè lasciali, ma tanto solito io non li uso. Vediamo, potrebbe essere un buon equilibrio con la fisica pro e la difficoltà media, perché la moto che va da sola non mi piace, preferisco averla cattiva e magari con l'IA che va un po' meno, perché qua è la nostra prima esperienza. Ovviamente ragazzi, la faccia di Nu Rossi e il numero 47 le avevo già messi ieri, è stata la prima roba quando ho provato. 1,5 km il Qatar, sì. La grafica è bellina, mi sa che è il nuovo motore, quello anche di MotoGP. Possiamo andare? Spero di sì. MX2, quindi quello più... Ma così? Raga, cosa vogliamo fare? Correre così? Occhio. Metti sta prima. Sentilo il due tempi. Oddio. No, non va a finire bene. Attenzione qua. Nu Rossi. Tempo libero. Pausa dal campionato. Quante marce ha? 5 sto TM, ok. C'è anche roba a 4 marce qua. Mi pareva di averne provata una a 4 marce. Attenzione. Prova Nu Rossi a destreggiare. Guarda come volano. Belli. Io non so farla quella roba lì però. Cattivi. Mi sbattono in faccia le loro abilità. Attenzione. Bella per Garcia. Olsen. Ovviamente io non li conosco questi amici.
me ne dispiaccio, perché sicuramente sono dei fenomeni assoluti, perché qua non è che sia, noi abbiamo il nostro Tonino Cairolino, che è veramente un fenomeno, un po' più in ombra rispetto ai più conosciuti, ma porca vacca, è nettamente il Valentino Rossi del cross, quindi meritano rispetto tutti questi ragazzi qua. Occhio. Ah, bella per Nurossi. Comunque raga, sto gioco, a differenza di MotoGP, non so se sono io che ho la scimmia, ma secondo me così è bello, guardalo. Ehi, si è impennata adesso. Dove mi è passato quello? A che posizione sono? Nono? Vedi che comunque era giusto mettere media per un neofita del cross come Nurossi, che però almeno gioca con la fisica pro e si diverte. Chi è questo qua a fianco? Chiudigli la strada, uccidilo. Come si fa a frenare, a staccare qua nel cross? Immagino che si debba andare più di freno dietro, ovviamente. E se così non fosse, ad Ottobiano mi sarei già ucciso. Ma è una cosa abbastanza intuitiva, che forse dove non hai aderenza è meglio non pinzare con l'anteriore. Siamo sempre noni. Oh, ma passato come questo? In slancissimo. E io ti chiudo, ti incrocio la traiettoria di là. Oh, bam. No, decimo, ma ripassato Lorenzo qua. Cosa fa? Bellissimo. Oh, sul bordo. Nah, son caduto. Minchia, raga. Che cavolo, difficile. Però che bello è. Uioioi. Dai. Allora, tutta la fisica pro vuol dire che mi devo gestire con la leva destra anche il peso del pilota, ovviamente soprattutto nei pressi dei salti e nelle accelerazioni, buttarlo in avanti. Sei marce a sto coso. Guarda qua, ad esempio, peso in avanti, che ci fiondiamo oltre il salto verso l'infinito. E oioioi. Oh, 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 cado. No, sono in piedi. Ok. Ok. Attenzione qui. Non riesco io a farle girare così strette, ste moto. Dovrei imparare, ragazzi. Però, oh. Bello. Grazie del consiglio, ragazzi. Mi sto divertendo alquanto. Poi sono due tempi, ci sta, perché io ieri ho provato il 4 tempi, quindi sapevo già come girava il sound, eccetera. Bello. Però pure questo sound qua del due tempi è fatto bene e merita. Ovviamente Nurossi è studiato, ha scelto il due tempi per ricordarsi di quando era ragazzino con le moto malavitose. Oh, quindicesimo sono su 22, però dai, non è malissimo, sono anche caduto. Oh, io, io. Ho uno attaccato, secondo me, Non si può neanche. Come si guarda indietro qua? Non è come MotoGP. Ma forse non devi guardare indietro, molto semplice. Non ti conviene. Ok, va bene. Seconda, terza, terza, dai, terza in curva. Seconda mai. Oh. Ci stiamo anche riavvicinando qua. Su, su, su. Lo possiamo prendere? Oi, oi, oi. Guardalo che c'è. Mamma mia. Che traversa. Eccolo, in volo. E lo ripassa. Ok. No, dai, perché? Perché? Ma perché è caduto lì sulla montagnella? Non ero storto. Maledetto. Basta, non vale. L'avevo superato, l'avevo ripreso. Ci stavo prendendo un po' la mano. E dopo cadi e ti sfiduci. Vieni qua, su, su. No, ma è l'ultimo giro, non ce la faccio più a ricucire. Dai, lo facciamo un sorpassino prima del finale. Guardalo, in volo. Su Ward. Dai, nu, addosso. Ok, 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 eccolo! All'interno! Sì! È il momento di non cadere adesso. Abbiamo recuperato un paio di posizioni di cattiveria. No, c'è una curva di qua. Ok, sono in piedi.
L'ho passato. No, il muro! Non lo sapevo. 650 crediti abbiamo fatto, quindi non ci compriamo ancora nulla di bello. Però è stato divertente. Adesso ci sarebbe gara 2. Facciamo una bella cosa, ragazzi. Ne approfittiamo. E quest'altra gara magari proviamo a farla un pochettino dall'esterno. Dopo, se è troppo lunga, magari taglio anche qualcosina, perché ci siamo già divertiti tanto. Oh, guardali! Beh, non è che sia iniziata proprio bene, eh. Allora, non so se è perché è la seconda volta che la faccio o la visuale, ma prima mi sono divertito di più, perché ero all'interno della moto e mi sentivo più coinvolto. Attenzione, tredicesimo Nurossi. Mi si piazza a metà dello schieramento con questo sorpassone. Tira giù due marce qua, va là. Vai, vai, pieno, 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 pieno. Tieni la derapata. Bello, bello, bello. Boing. E all'interno su Bratislavo lì. Chi è sto qua? Undicesimo Nurossi. Ok, attenzione, Nurossi. Spavaldo azzarda un mezzo trick. Guarda come lo faccio sto curvone. Taglio tutto su Ostlung. Oi, oi, oi. Bello. Bello, mamma mia, bellissimo. Oh, con quella prospettiva non lo vedevo, attenzione qua, forse esagero. Sì. Allora, a parte centrare i cartelloni e quant'altro, devo capire bene perché cado a volte quando atterro che la moto mi sembra dritta, però mi si capotta il pilota. Devo un attimo capire, ragazzi. Ovviamente è la prima volta che provo un gioco di cross, non mi sembra affatto male, non so chi di voi ce l'abbia. Molto bellino. Abbiamo 1600 crediti al posto di 1000 di prima, quindi non ci facciamo ancora nulla. Va bene, ragazzi, io direi che mi dovete far sapere se volete ogni tanto continuare questo tempo libero di Nurossi sul cross, perché a me in effetti diverte abbastanza. Ecco, non è che voglio fare una serie importante come The Crew, MotoGP, perché non lo so, non mi sembra il caso. Poi dipende, ovviamente, se lo guardate in 800.000 è chiaro che uno dice boh, evidentemente è piaciuto. Però in generale sono contento di averlo provato e magari lo possiamo riportare se vi piace. Io vi do un grande abbraccio per il momento, vi invito a guardare la descrizione che trovate il mio Instagram, seguitemi ragazzi che lì siamo in contatto, un link per trovare le nuove maglie appena uscite veramente formidabili e tante altre belle cose, anche la pagina di Facebook la uso un po' meno ma comunque c'è. Un grandissimo salutone da Nurossi Motocrosser. Alla prossima, ciao!